buongiorno. Dedicherei questo angolo di libero pensiero all'analisi della proposta di cui si sta parlando in questi giorni, e si sente parlare sui giornali e nelle trasmissioni televisive, relativamente all'ipotesi di modifica dell'imposta di successione. È una proposta che non risulta perfettamente delineata, infatti gli argomenti che vengono trattati sono estremamente generici, sicuramente imprecisi, e per certi versi la proposta sembra veramente sconclusionata. Però andiamo ad analizzare un attimino quelle che sono le finalità possibili di questa ipotesi di modifica dell'imposta di successione, cercando di individuare quella che può essere effettivamente la convenienza per lo Stato e la convenienza per gli italiani. Anzitutto, per comprendere la portata della modifica proposta, bisogna sicuramente fare riferimento a quella che è la situazione attuale. Anzitutto, il sistema attuale prevede comunque un prelievo del 3% per quanto riguarda l'imposta ipocatastale e la vera e propria imposta di successione si modula a seconda che i soggetti che ricevono l'eredità siano coniuge e parenti in linea retta, quindi sostanzialmente figli, fratelli e sorelle, altri eredi o altri soggetti al di fuori, diciamo, di quella che è la sfera parentale. Per quanto riguarda i coniuge e parenti in linea retta, l'imposta di successione è del 4%, ma si applica soltanto alla parte eccedente il milione di euro. Cioè un milione di euro è detassato, e appunto prende il nome di franchigia, dopodiché oltre al 3% si paga anche un 4%, arrivando quindi a un'imposta complessiva del 7%. Per quanto riguarda i fratelli e le sorelle, la franchigia scende da 1 milione a 100.000, quindi oltre i 100.000 euro si paga non più il 4% ma il 6%, il 3% è comunque sempre dovuto. Per quanto riguarda gli altri eredi, quindi parenti fino al quarto grado, esclusi i fratelli e sorelle perché sono già considerati nel punto precedente, e per gli affini fino al terzo grado, e ricordo che gli affini sono i parenti del coniuge, non esiste più la franchigia e tutto quello che viene ereditato viene tassato al 6%, sempre oltre il 3%. Per quanto riguarda gli altri soggetti, quindi se l'erede fosse un soggetto che non c'entra nulla con la famiglia, a questo punto l'imposta di successione sarebbe dell'8% senza franchigia, con imposta chiaramente del 3%, sempre e comunque dovuta. Andiamo a vedere però adesso quella che, da quello che si capisce, potrebbe essere la proposta per il futuro. Relazione con il defunto chiunque, sia quindi coniugi che soggetti completamente estranei alla famiglia, una franchigia generalizzata ai 5 milioni di euro e un'aliquota del 20%. 20% contro un'imposta complessiva attuale che va dal 7% all'11%, considerando anche l'imposta di trascrizione. Ma svolgiamo un po' di osservazioni su questa proposta e cerchiamo di capire quelli che sono i punti deboli e i punti di forza. Anzitutto viene presentata dicendo: ma c'è un gettito previsto di 2,8 miliardi di euro, dobbiamo metterci in pari con gli altri paesi del mondo. Per quanto riguarda i destinatari, poi mi si dice: i 2,8 miliardi di euro verrebbero destinati per 10.000 euro a ciascun diciottenne, e i diciottenni ogni anno sarebbero circa 280.000. 280.000 per 10.000 fa 2,8 miliardi di euro, tutti destinati a favore di neomaggiorenni senza progetti. Questo significa che non viene finanziato un progetto di miglioramento sociale di un diciottenne. Teniamo presente che nella platea dei diciottenni ci sono dei soggetti che stanno ancora andando a scuola, ci sono dei soggetti non autosufficienti, ci sono dei soggetti carcerati. Cioè, dare 10.000 euro senza avere un piano d'utilizzo, sinceramente viene il dubbio che sia semplicemente un premio elettorale. Peraltro c'è anche da considerare che nel caso in cui il genitore fosse indebitato e il figlio acquisisse questi 10.000 euro al compimento dei 18 anni e il figlio dicesse ai genitori: no, io non ve li do, me li consumo io, magari acquistando vestiti, cellulari, scarpe e motorino, chiaramente comporterebbe un'acuizione di quelli che potrebbero essere i conflitti generazionali. E con questa osservazione concludo, diciamo, gli aspetti che potrebbero verificarsi all'interno delle famiglie tra le persone. Nelle presentazioni a cui ho assistito di queste modifiche legislative, vedo che più e più volte vengono presi di mira gli immobili, ossia si dice: bisogna tassare gli immobili perché effettivamente in Italia c'è un problema sugli immobili, nel senso che la movimentazione proprio degli asset immobiliari risulta bloccata all'interno delle famiglie. Perché? Perché il trasferimento avverrebbe di generazione in generazione sostanzialmente gratuitamente.
E questo blocca sostanzialmente tutto il mercato immobiliare, il quale non vedrebbe liberati degli immobili a favore magari di investitori che quegli immobili vorrebbero acquistarli. Pensiamo ad esempio agli immobili non certo delle zone PEP, quindi le zone popolari, ma gli immobili all'interno dei centri storici. Sono immobili di pregio, sono immobili che potrebbero essere di forte interesse da parte di multinazionali, appunto, immobiliari. Il fatto che il trasferimento per successione venga tassato al 20% comporta per forza di cose che all'interno degli asset ereditari ci siano anche dei liquidi. Ma laddove non ci fossero dei liquidi, è chiaro che un immobile tassato al 20%, supponiamo il caso di un immobile di 1 milione di euro, oggi totalmente gratuito per quanto riguarda l'imposta di successione, a parte la trascrizione, verrebbe tassato al 20%, quindi 200.000 euro. La tassazione dell'imposta di successione non è un qualcosa che io posso pensare di pagare in 10 anni, è qualcosa che devo pagare in tempi abbastanza brevi. Ci sono questi 200.000 euro in liquidi per poter pagare l'imposta di successione? È chiaro che se ci sono, bene, e quindi l'immobile rimane all'interno della famiglia, ma laddove non ci fossero, questo comporterebbe effettivamente la necessità di dismettere quell'immobile. Ma se devo venderlo in tempi rapidi, non posso venderlo, dovrò svenderlo a qualcuno disposto ad acquistare e a spendere, ovviamente, importi così importanti. E chi se non meglio che una multinazionale immobiliare pronta con i liquidi ad acquistare?